Rendere le scuole toscane a prova di terremoto più efficienti sul piano energetico e più belle, il nuovo piano triennale 2018-2020 per l'edilizia scolastica è stato illustrato in un convegno in regione a Firenze. Tra le novità esposte dall'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco, la scala di priorità degli interventi sugli edifici, al primo posto antisismica e antincendio, maggiori risorse, il 40% del totale alle province a cui fanno capo le scuole superiori, mentre la regione, che ha un ruolo di programmazione, dispone di 3 milioni l'anno per gli interventi urgenti. La prima cosa che interessa, lo dicevo anche poc'anzi, è che una scuola prima di tutto stia in piedi, quindi la vulnerabilità sismica e le prove di carico, sia orizzontali che verticali, sono il presupposto per poter fare gli interventi, perché è inutile magari mettere delle finestre nuove e poi essere costretti a chiudere la scuola perché ci sono dei problemi appunto di staticità. Al convegno tanti rappresentanti di comuni e province, oltre che del Ministero dell'Istruzione, bilancio positivo per gli interventi eseguiti nel triennio 2015-2017, ma in Toscana i problemi maggiori si hanno nelle scuole di secondo grado, le superiori spesso ospitate in edifici storici ma in condizioni precarie, meno alla primaria gestita dai comuni, e le cose cambiano da zona a zona. Ci sono alcune province che sono più in difficoltà, vuoi perché magari il patrimonio scolastico è più vecchio, quindi è in edifici storici, penso alla provincia di Pistoia, sicuramente ci sono dei casi da risolvere, ci sono dei casi abbastanza gravi che insomma andremo ad esaminare quali saranno gli strumenti finanziari anche a Pisa. Entro 120 giorni sarà pronto il bando per presentare le richieste.